Leo Pizzi, assessore alle relazioni esterne al comune di Gallipoli. Gallipoli è chiamata la perla dello Ionio. Cerchiamo di farla diventare la perla del Mediterraneo, che il Salento diventi il luogo di riferimento del Mediterraneo, perché ha le potenzialità turistiche per diventarlo. Amare te, volti scuri, duri come roccia, misteri di una dentro c'è la spada nelle braccia. Dobbiamo modernizzarlo mantenendo l'identità culturale, le tradizioni, il carattere anche dei salentini, l'eleganza del Salento, una prospettiva di sviluppo, lasciando però intatte le radici e l'identità culturale. Conciliare le diverse età è un po' complicato, però è anche entusiasmante, perché avere un luogo di solo giovani non va bene, avere un luogo di solo anziani neanche va bene. Ci troviamo in compagnia di Vito Ria, che è un grande personaggio qui nel Salento, anche perché lui è un coordinatore, nonché responsabile di tutti e quattro i circoli, quindi tutto ciò che riguarda l'animazione marinaresca e ovviamente tutte le prestigiose attività che si possono fare nel mare stupendo del Salento. Vorrei davvero essere un personaggio, come dice Alessandra. E in verità sono un forte appassionato di vela, di marineria e di stimoli, per quanto possibile, formativi per i ragazzi, perché loro abbiano la fortuna di godere delle virtù che il mare ci offre. Ci possiamo vantare a voce alta di aver avviato per le primissime volte l'attività velica e marinaresca nelle attività curricolari delle scuole, e per questo i quattro circoli, Istituto Nautico, Circolo della Vela, Lega Navale e Assonautica, si sono prestati e hanno fatto un consorzio di circoli, una cosa bellissima che ha consentito di mantenere le autonomie necessarie nelle periodi pre-estivi ed estivi, e poi nell'inverno si verifica l'unione di tutti i ragazzi che hanno particolari attitudini. Gallipoli, immaginatelo geograficamente, 4 miglia fuori dal contorno. Questo è un lembo di terra che ha un sacco di storia, oltre ad offrire un sacco di opportunità marinaresche, e è una bella opportunità per tutti, già a partire dai kayak, dalla vela, dai nuotatori. Giacinto Colucci, presidente dell'Assonautica qui a Gallipoli. Sì, noi ovviamente come Assonautica ci siamo resi promotori di un'attività che ha coinvolto anche la Lega, il Circolo della Vela. Noi sul territorio vogliamo dare dei segnali di coesione, come è giusto che sia. Il nostro territorio è un territorio che sostanzialmente ha il petrolio in superficie più che sotto la superficie. Dobbiamo ovviamente gestirlo al meglio e utilizzarlo al meglio. Difficile consigliare qualcosa, poiché il Salento offre una varietà di situazioni per coloro che sono amanti del mare, ma non solo del mare, anche dell'entroterra, perché abbiamo un'enogastronomia decisamente importante che negli ultimi anni si è rivalutata molto. Le nostre coste sono delle coste che ne possono usufruire coloro che sono amanti delle spiagge, perché abbiamo delle splendide spiagge, delle coste alte, quindi rocciose, molto importanti, ne possono usufruire gli amanti del mare che vanno per barca. C'è l'imbarazzo della scelta e ognuno può trovare la giusta dimensione.